Carabinieri e Guardia di Finanza a Catania hanno portato a termine l'operazione Vento di Scirocco. 23 le persone finite nel mirino delle forze dell'ordine. Momenti di paura nella notte a Catania per il crollo parziale di una palazzina e il cedimento di un ampio cortile che ha trascinato con sé la struttura. Un solo ferito, fortunatamente non grave, evacuate in tutto 40 persone. Secondo un'analisi condotta da Coldiretti, in Italia sarebbe in atto uno storico ritorno alla terra con oltre 56.000 giovani under 35 alla guida di imprese agricole. Il primato spetterebbe alla Sicilia. Fissata la data delle elezioni per le ex province siciliane, ma al voto sono chiamati solo sindaci e consiglieri comunali. Si voterà il 19 aprile 2020. Svelata questa mattina in piazza Regina Elena a Paternò una targa per ricordare i cantastorie siciliani. Oggi pomeriggio a Palazzo Bianchi ad Adrano, nuovo incontro della scuola delle tre età dedicata alla figura di Carlo Acutis, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2018 e in odore di beatificazione. Presente anche la madre di Antonio Nicolosi, il giovane adranita che nel 2008 ricevette una grazia da Carlo Acutis. Buonasera e benvenuti a questo nostro consueto spazio dedicato all'informazione. Carabinieri e Guardia di Finanza a Catania hanno portato a termine l'operazione Vento di Scirocco. 23 le persone finite nel mirino delle forze dell'ordine. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. È stata denominata Vento di Scirocco l'operazione antimafia condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Catania e del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania. Poco più di un anno di indagini, dal settembre del 2016 al dicembre del 2017. In manette sono finite 23 persone tra Catania e Trapani, destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Catania. 10 persone sono finite in carcere, 5 agli arresti domiciliari e per 8 si tratta di misure interdittive. Diversi i reati contestati, si va dall'associazione di tipo mafioso all'associazione per delinquere ed ancora estorsione in concorso, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, falsità commessa dal privato in atto pubblico, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di scritture contabili. Con l'aggravante di aver agito al fine di agevolare il clan mafioso Mazzei, detto i Carcagnosi, con il metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la sede operativa del gruppo criminale era l'esercizio commerciale Ideal Carne, gestito dai fratelli Luciano e Pietro Lorè. Qui si incontravano gli elementi di spicco del clan. I carabinieri ipotizzano inoltre il reimpiego dei proventi delle attività illecite mediante l'intestazione fittizia della World Games SRL, società con sede a Catania operante nel settore delle scommesse online e nell'attività di gestione, noleggio e assemblaggio di apparecchiature elettroniche inerenti ai giochi. E poi sono state accertate estorsioni, oltre a legami con imprenditori dediti alla gestione di depositi e impianti di distribuzione di carburante. Momenti di paura nella notte a Catania per il crollo parziale di una palazzina e il cedimento di un ampio cortile che ha trascinato con sé la struttura. Un solo ferito, non grave, fortunatamente, evacuate 40 persone. Per quanto riguarda la causa del crollo, si ipotizza un collegamento con il vicino cantiere per i lavori della metropolitana. Panico in piena notte a Catania per il crollo di parte di uno stabile in cui abitavano 7 famiglie. Per fortuna non ci sono feriti gravi, ma una quarantina di persone adesso sono senza la loro casa. È accaduto fra via Castro Marino e via del Plebiscito, nel cuore del centro storico catanese. Il crollo ha interessato in particolare un appartamento che adesso è praticamente fuori uso e fortunatamente era disabitato. Impressionanti soprattutto le immagini che mostrano il cedimento del cortile della palazzina di una superficie di circa 300 metri quadrati che è collassata in una voragine profonda alcuni metri trascinando con sé parte della struttura che appare sventrata come mostrano foto e video dei vigili del fuoco giunti immediatamente sul posto.
I pompieri hanno messo al sicuro tutti i presenti. Una persona è stata soccorsa attraverso un balcone, mentre le scale interne non erano più utilizzabili. Considerato lo scenario che si sono trovati di fronte, i soccorritori in un primo momento si era temuto il peggio. In tanti hanno pensato che ci potessero essere dei dispersi e per questo motivo sono scattate subito le ricerche. Fra le macerie sono entrate in azione due squadre dei vigili del fuoco con operatori del nucleo cinofili e quello ricerca e soccorso urbano di Catania e Palermo. Per fortuna è stato assicurato che non c'erano dispersi e che l'unico ad essere rimasto ferito in modo non grave è stato un 80enne che era caduto nella corsa mentre tentava di allontanarsi dal luogo del crollo. 39 esattamente le persone evacuate, 20 hanno raggiunto abitazioni di parenti e amici, in 19 hanno invece trovato alloggio in strutture ricettive. Adesso si cerca di individuare la causa del crollo, si ipotizza ad un collegamento con il vicino cantiere per i lavori della metropolitana della tratta Stesicoro-Palestro. Una pensionata di Gela è stata ricoverata al Santa Elia di Caltanissetta perché colpita da meningite batterica. Si tratta di una donna di 70 anni che inizialmente era stata ricoverata al Vittorio Emanuele di Gela per poi essere trasferita a Caltanissetta. La paziente si trova nel reparto malattie infettive dell'ospedale Santa Elia. La prognosi attualmente è ancora riservata. Secondo un'analisi condotta da Coldiretti, in Italia sarebbe in atto uno storico ritorno alla terra con oltre 56.000 giovani under 35 alla guida di imprese agricole. Il primato spetterebbe alla Sicilia. Un vero e proprio ritorno alla terra sarebbe attualmente in atto in Italia. Oltre 56.000 giovani under 35 sarebbero infatti alla guida di imprese agricole. Si tratterebbe dunque di un primato a livello comunitario che vede uno straordinario aumento del più 12% negli ultimi 5 anni. Questo quanto emerso da uno studio condotto da Coldiretti su dati Infocamere al terzo trimestre 2019 presentato in occasione della consegna degli Oscar Green, ovvero il premio all'innovazione per le imprese che creano sviluppo e lavoro con i giovani quali veri protagonisti. Oltre 548.000 in Italia le aziende condotte da under 35. A livello italiano, sempre secondo questa attenta analisi, al primo posto troviamo la Sicilia, seguita dalla Campania e dalla Puglia. Ad essere interessati svariati comparti produttivi, commercio, abbigliamento, manifattura. In modo particolare però il settore più produttivo risulta essere quello agricolo, che vanta infatti più del 10% dei giovani che fanno impresa e creano così lavoro. 7 imprese under 35 su 10 infatti portano avanti con sacrifici ed impegno costante attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agroasilo e poi ancora attività ricreative, agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, sistemazione di parchi, giardini, strade, agribenessere, cura del paesaggio e produzione di energie rinnovabili. Sempre secondo la Coldiretti, la rinnovata attrattività della campagna per i giovani si rifletterebbe nella convinzione comune che l'agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo. È necessario, ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, investire sull'agricoltura, che è un settore strategico per far diventare l'Europa più sostenibile, con una politica agricola forte, semplice ed efficace e con risorse adeguate per consentire alle imprese di svolgere un ruolo essenziale nel presidio territoriale, nel contrasto alla crisi climatica e contro il dissesto idrogeologico. Ha scelto di rispondere in aula Carmelo Petralia, ex PM del PUL, che indagò sulla strage di via D'Amelio, citata al processo in corso a Caltanissetta, sul depistaggio delle indagini sull'attentato che vede imputati di calunnia aggravata Fabrizio Mattei, Mario Bo e Michele Ribaudo, i funzionari della polizia che facevano parte del pool di investigatori che condusse l'inchiesta. Petralia, che non ha dato il consenso alle riprese, si sarebbe potuto avvalere della facoltà di non rispondere in quanto indagato di calunnia aggravata insieme alla collega Anna Palma nel procedimento connesso a quello nisseno aperto a Messina.
Petralia è attualmente procuratore aggiunto a Catania, Palma e avvocato generale a Palermo. Nei mesi scorsi i PM di Messina, che per legge hanno la competenza sulle indagini a carico dei colleghi catanesi, hanno scoperto una serie di bobine mai analizzate prima con le registrazioni delle intercettazioni di telefonate tra il falso pentito Vincenzo, alcuni investigatori dell'epoca e i due PM. Fissata la data delle elezioni per le ex province siciliane, ma al voto sono chiamati solo sindaci e consiglieri comunali. Si voterà il prossimo 19 aprile. Sentiamo. Si torna a votare per le ex province siciliane, ma gli elettori saranno solo sindaci e consiglieri comunali. Il voto è stato fissato per il 19 aprile 2020. La data delle elezioni è stata decisa dal presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, che ha agito in attuazione della legge regionale 8 del 2019, che aveva individuato il periodo utile fra l'1 e il 30 aprile del 2020. Saranno chiamati alle urne, come detto, tutti i sindaci e i consiglieri dei 390 comuni dell'isola. Nelle tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina verranno eletti però solo i consigli, perché il sindaco metropolitano coincide di diritto con il primo cittadino del comune capoluogo. Nei sei liberi consorzi le elezioni riguarderanno invece presidenti e consigli. E adesso ci fermiamo per qualche minuto, la nostra informazione tornerà tra poco. Energreen Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, Energreen Power è in grado di offrire ai propri clienti soluzioni adatte a qualsiasi esigenza, realizzando impianti fotovoltaici, sia di grandi che di piccole dimensioni. Il nostro team di operatori specializzati garantisce un'assistenza completa e costante durante tutte le fasi di esecuzione dell'opera, dall'ideazione dell'impianto alla richiesta delle autorizzazioni necessarie, dall'installazione all'assistenza post vendita, fino alla manutenzione. Affidati a personale esperto. Scegli Energreen Power. Da Energreen Power, offerta di primavera. Per i primi 20 contratti chiusi entro il 31 marzo 2019, impianto da 3 kW, chiavi in mano, a 3.000 euro più IVA 10%, per un totale chiavi in mano, tutto incluso, di 3.300 euro. Visto il successo avuto con la promozione dei 3 kW, l'azienda ha deciso di estendere l'offerta proponendo in alternativa un impianto da 6 kW a 6.000 euro più IVA 10%, per un totale di 6.600 euro per installazioni standard. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Energreen Power, Contrada Tre Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it. Ed eccoci nuovamente in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato una delegazione di cantastorie nel palazzo di rappresentanza della regione, ex palazzo ESA a Catania. Il gruppo, guidato da Franco Occhipinti, presidente dell'associazione Gli Ultimi Cantastorie di Ragusa, era formato dai cantastorie Cettina Busacca, Alfio Patti e Luciano Busacca. Tema dell'incontro, la candidatura presso l'UNESCO della tradizione dei cantastorie, anima dell'identità siciliana, promossa dal governo siciliano. Già l'anno scorso l'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della regione, diretto da Manlio Messina, aveva aderito al comitato d'onore per l'inserimento, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione UNESCO, nell'elenco del patrimonio immateriale dell'umanità. I cantastorie in Sicilia sono ancora vivi e numerosi, alcuni di loro, vista la loro grande notorietà, sono stati inseriti nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, libro dei tesori umani viventi. Si tratta di Rosita Caliò e Nonò Salamone. E sempre continuando a parlare di cantastorie, svelata questa mattina in piazza Regina Elena a Paternò una targa proprio per ricordare i cantastorie siciliani. È stata svelata questa mattina in piazza Regina Elena, nota come Piazza Urna, a Paternò, una targa in ricordo dei cantastorie paternesi,
Proprio in piazza Regina Elena, infatti, tra gli anni 50 e 70, i cantastorie si esibivano raccontando ai tanti cittadini che affollavano la strada le loro storie. Ad organizzare l'evento l'Associazione Culturale Cantastorie Busacca insieme al Museo dei Cantastorie. Presenti questa mattina tra gli altri il sindaco Nino Naso, il presidente del Consiglio Comunale Filippo San Mataro, Francesca Busacca, presidente dell'Associazione Culturale Cantastorie Busacca, gli studiosi Mauro Geraci e Nino Tomasello ed ancora Alessandro Nicolosi, responsabile del Museo dei Cantastorie. La presidente della Proloco, Salvina Sambataro, il più giovane cantastorie d'Italia, il paternese Orazio Fusto ed il maestro Barbaro Messina che ha realizzato la targa. Sindaco, oggi questo importante momento, questa piazza che per tanti anni ha ospitato i cantastorie, oggi li ricorda. Come dico sempre, per proiettarci nel futuro non possiamo mai dimenticare quello che siamo stati, il nostro passato, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Questo hanno rappresentato per noi i cantastorie, questo ha rappresentato per noi Ciccio Busacca, quindi c'è tutto un lavoro dietro per continuare questa tradizione. L'ho detto prima, abbiamo anche questo ragazzo, Orazio Fusso, che sta continuando la tradizione di Ciccio Busacca, di Nino Busacca, di Vito Sant'Angelo e di tanti, tanti altri cantastorie che hanno fatto la storia di Paternò. Paternò è la culla e dei cantastorie. Io sono stato a Roma qualche giorno fa proprio per rappresentare la città di Paternò e parlare. C'è stata una mostra, c'è stata una giornata dedicata a Ciccio Busacca, quindi continuiamo con tutti loro. Sappiamo che c'è a Paternò il Museo dei Cantastorie, oggi è una bella giornata, abbiamo voluto immortalare questi 30 anni di Cantastorie trentennale per dare un significato a questa piazza, che era la piazza dove maggiormente i cantastori venivano proprio a sentire, a incontrare la gente, a incontrare i paternesi. Francesca Busacca, oggi questa giornata particolare, questo momento per ricordare Ciccio Busacca e tutti i cantastori. Sì, diciamo che c'è un lavoro che dura negli anni, da circa 4 anni noi ci occupiamo di ricerca e archivio di questo materiale storico. È stata un'iniziativa che si pensava da tempo, siamo riusciti a realizzarla e l'abbiamo realizzata in nome di tutti i cantastorie, sia paternesi che siciliani. Come abbiamo detto poc'anzi, che voglia essere l'inizio di una lunga strada, di lunghe iniziative che abbiano come forme di collaborazione istituti nazionali ed internazionali. Noi sappiamo chi erano i cantastorie, sappiamo quanto hanno sofferto, addirittura Ciccio Busacca fu costretto ad esiliarsi perché denunciava quelle che erano le problematiche legate agli anni 30, 40 e 50 nella sua terra. E sappiamo che i cantastori erano i venditori ambulanti di storie, quei giullari cantastori che raccontavano, che per certi versi non esistono più, però esisteranno in altre forme. Quindi diciamo che l'iniziativa dell'associazione è quella di mantenere vivo il nome dei cantastori, il loro buon operato, e far sì che ci sia una continuità su quello che è stato ieri, che non finisca oggi ma sia l'inizio di lunghe e proficue attività e lunghe e proficue iniziative. Quanto è importante per te, che sei un giovane, un giovanissimo, ripercorrere questa antica arte del passato? Sì, allora intanto per me è un importantissimo impegno e cerco di applicarlo come meglio posso. Qual è il cantastorie a cui più ti ispiri? Allora, il cantastorie più importante per me è Ciccio Busacca. Infatti attraverso una sua storia, che è quella di Salvatore Giuliano, per me è cominciato tutto il mio percorso. Come ti sei avvicinato proprio all'arte dei cantastorie? Mi sono avvicinato in un giorno che sono andato al Museo del Cantastorie come mio papà. Da lì poi ho incontrato Francesca Busacca, e ho cominciato tutto un percorso di... ho cominciato a imparare la chitarra, ho imparato le storie. La prima storia che ho imparato è stata quella di Salvatore Giuliano e poi è venuto tutto il resto. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha reso noto che consegnerà la Candelora d'Oro 2020, la più alta onorificenza della città, ai Vigili del Fuoco perché insostituibile punto di riferimento per i cittadini nelle emergenze, con l'impegno e il sacrificio di chi ogni giorno si dona mettendo a rischio la propria vita per custodire quella degli altri. La cerimonia si terrà il prossimo 2 febbraio nella Corte del Municipio.
E adesso un appuntamento previsto per domani 21 gennaio alle ore 17:30 a Paternò presso la Biblioteca Comunale si terrà la presentazione del libro dal titolo Lacrime di Sale di Pietro Bartolo e Lidia Tilotta. Sarà presente la coautrice giornalista Rai Lidia Tilotta che converserà con il giornalista Anthony Di Stefano. Ad introdurre la presentazione del libro la presidente FIDAPA Distretto Sicilia Maria Ciancitto. Oggi pomeriggio a Palazzo Bianchi ad Adrano, nuovo incontro della Scuola delle Tre Età dedicato alla figura di Carlo Acutis, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel 2018. Presente anche la madre di Antonio Nicolosi, il giovane adranita che nel 2008 ricevette proprio una grazia da Carlo Acutis. Continuano gli incontri con la Scuola delle Tre Età di Adrano. Oggi pomeriggio nella Sala Fabrizio De André di Palazzo Bianchi si è tenuta una interessantissima conferenza dedicata alla figura di Carlo Acutis, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel luglio del 2018 per aver vissuto in grado eroico le virtù cristiane. Carlo Acutis nel 2006 morì a soli 16 anni per un male incurabile, 16 anni nei quali dedicò pienamente la sua vita a Cristo e alla Vergine Maria, definita da Carlo l'unica donna della sua vita. Un esempio straordinario di fede e di felicità attraverso Gesù, Carlo si innamorò sin da subito dell'Eucarestia, definita dal giovane la sua autostrada verso il cielo. Carlo, nato da famiglia benestante, mise al centro della sua vita il concetto di carità, inteso nel vero senso del termine, cioè quello di amore verso il prossimo. Carlo riposa nel santuario della Spogliazione di Assisi e nella primavera del 2020, cioè tra qualche mese sarà proclamato beato da Papa Francesco proprio nella città umbra. Ad Adrano, in suo onore, è nata un'associazione Amici di Carlo Acutis, che ogni giovedì celebra Cristo e Eucarestia perché, come hanno detto i moderatori nell'incontro di oggi, la felicità è Cristo, il Vangelo è per tutti e la santità è per tutti. E ad Adrano è legato in maniera indissolubile il nome di Carlo Acutis perché nel 2008 un giovane adranita, Antonio Nicolosi, ricevette una grazia da Cristo tramite l'intercessione del venerabile Carlo Acutis, evento questo riconosciuto dalla consulta medica che ha accelerato sensibilmente il suo processo di beatificazione da parte della Chiesa. All'incontro di oggi presente anche la signora Mariella Germanà, madre di Antonio Nicolosi, che ai nostri microfoni ci ha raccontato la grazia ricevuta da suo figlio Antonio. Mio figlio ha ricevuto la grazia che con una caduta in una notte ha bevuto un bicchiere di acqua fredda, si è avuto un blocco intestinale caduto a terra provocando delle emorragie cerebrali e da lì tutto andato così, diciamo, in ospedale. I medici mi dissero che si era provocata appunto questa emorragia da incidente e per 3 mesi ha dovuto rimanere in ospedale. E pian piano si capiva che cosa è da farsi, i medici non mi davano nessuna spiegazione, sembrava ancora troppo presto. Un giorno mio figlio mi disse che aveva sognato un ragazzo con una polo rossa, indicandole che di stare tranquillo, sereno, che non sarebbe successo niente, non sarebbe morto, che tutto quello che lui aveva iniziato lo continuava lui in vita e lui l'avrebbe protetto dal cielo. Da lì a poco mio figlio, non si capiva come, si iniziò a sentire un po' meglio. Doveva fare una risonanza nucleare e altri esami importanti, ma si sentì meglio, pian piano si cominciò a sentire meglio. Anche i medici non capivano come mai. Mio figlio mi disse appunto del sogno che aveva fatto e io non ci feci nessun caso, avevo altri problemi per la testa, non avevo attenzionato questo sogno. Da lì a poco arrivò una biografia di Milano dalle suore, che io non capivo come mai queste avessero questo recapito nostro, Nicolosi Antonio, e nel pacchetto c'era una biografia, La mia autostrada per il cielo. Questo ragazzo con un'immagine, con una polo rossa, io rimasi un po', questo ragazzo aveva solo 15 anni, all'epoca mia figlia aveva 15 anni, un po' questa cosa mi ha messo in difficoltà, ma essendo la posta di mio figlio portai la sua posta in ospedale e lui appena vidi quella biografia mi disse: mamma, o sono pazzo perché io così non capisco che cosa mi sta succedendo, è proprio questo ragazzo che io ho sognato. E da lì si mise a piangere, che non capiva che cosa l'accaduto, perché stava succedendo tutto ciò, perché questo ragazzo venisse a casa nostra, no?
poi abbiamo preso dell'informazione e mio figlio man mano si iniziò a sentire meglio. Gli feci una promessa che appena lui sarebbe sentito meglio saremmo andati ad Assisi a conoscere i genitori di Carla Cutis. Mio figlio non ha fatto né risonanza magnetica, nucleare, non fece niente. Si sentì meglio, per noi è stata la grazia di Carla Cutis. È un giovane che ha avuto Cristo come modello di vita. Beh sì, diventa importante per noi giovani poter trasmettere un esempio di vita bello e concreto. Viviamo in una società che non solo è priva di valori, ma forse è diventata la società del non valore. E allora è bello poter proporre una figura come Carlo, che ha fatto davvero della sua vita qualcosa di bello, recependo il fatto di essere nato in maniera unica, originale, e quindi di avere un progetto, il sentirsi prezioso per Dio e quindi anche per la società, capire di dover fare qualcosa di bello per gli altri. Ecco, ogni giovedì voi vi incontrate ad orazione eucaristica, pregate, evangelizzate, perché la santità è per tutti, la felicità di Cristo è per tutti. Assolutamente sì, infatti come Carlo stesso diceva che il corpo di Cristo era la cosa più importante, quindi l'incontro con Gesù Eucaristia era la parte fondamentale e un incontro intimo per lui era un qualcosa di veramente speciale. E allora noi sì, ci riuniamo ogni giovedì per adorare il Santissimo e fare come faceva Carlo Acutis. D'altronde ai giorni d'oggi, come dico io, perché se ancora era in vita era un mio coetaneo, e allora io dico ai giovani d'oggi che la santità è oggi, cioè è ora, perché noi spesso la paragoniamo a un qualcosa di veramente lontano. I santi sono tutti del 1600, 1900, no, la santità è oggi. Questo era l'ultimo dei nostri servizi, come sempre per tutti gli aggiornamenti do appuntamento alla prossima edizione, ovvero quella di domani alle ore 13:30. Grazie per aver scelto ancora una volta la nostra informazione, a tutti voi una buona serata.